Volevo dire questo, lo dico io, un ringraziamento a coloro che ci hanno permesso di fare questa mostra. E chi sono? Sono gli allevatori, perché noi potremmo avere i premi più belli, il locale più bello, ma senza gli allevatori non si fa la mostra. Poi, a seguito degli allevatori, abbiamo cercato di dare un input a questa mostra che rimanga nei ricordi, perché vedete è una cosa un po' diversa, e questo è dovuto anche alla forestale che ha collaborato con noi all'allestimento, in particolare al generale Terraveglia con i suoi magnifici rapaci e con i suoi magnifici esotici e indigeni. Non è una caramella prima, ma è un dovere, perché in nessuna mostra d'Italia vediamo quello che abbiamo visto a Firenze. È stato anche un momento didattico per le scuole venerdì, perché i ragazzi non solo hanno visto gli animali, ma hanno imparato a rispettare la cultura e a conoscerla attraverso sempre la forestale. Io sono convinto che oltre che una passione, questa è anche una pet therapy, specialmente per le persone anziane, di avere un uccellino in casa delle volte porta tranquillità e distensione anche nei momenti più difficili. Concludo dicendo nuovamente grazie a tutti per la partecipazione. Ritornato l'anno prossimo, faremo ancora qualcosa di più grande. Ora parlerò con i due responsabili, ovviamente, di fare una cosa grandissima qui a Firenze. Ci ho pensato io. Massimiliano, perché io ho detto questo, perché io sono già vecchio. Ho finito quest'anno, termina il mio giudizio nella poi, ho 75 anni di vita, che tanto non giudicherò più. Però ci darò il mio tempo all'associazione che parteciperò a tutti voi. Buongiorno Giuliano. Ecco che siete l'impegno a fare. Non è una promessa, è una minaccia. Niente, finito questo, iniziamo subito con la premiazione che la faranno il presidente, il vicepresidente, con i campioni razza. Ed iniziamo dagli arricciati di forma. Pedonese San Piero, arricciati di forma come arricciato del nord, ma è nome di campione razza e medaglia d'oro.